Da oggi possiamo dire che comincia la nuova vita di Pozzato, quella sportiva. Ma no, dai, è più che altro un divertimento, una passione che sono riuscito fortunatamente a ritagliarmi a fine carriera di ciclista. Ho sempre avuto una passione per l'hockey, le poche volte che avevo tempo e riuscivo andavo a vedere le partite, grazie al mister, a Luis e a Andy che mi hanno tirato dentro in questa avventura gioco. L'anno scorso c'è stata l'idea di iscriversi al campionato di Serie B e molto volentieri ne faccio parte, perché comunque devo ringraziarli, mi hanno fatto tornare bambino. Ma ascoltami, uno abituato insomma a voler vincere, come fa a dire vabbè gioco per giocare? No, sicuramente giochiamo sempre per vincere, poi mi piace di più il discorso che è veramente un gioco di squadra questo, quindi bisogna fare spogliatoio, fare gruppo, è una cosa che mi piace un sacco perché comunque siamo un po' di tutte le età, dal più anziano al più giovane, quindi ci si mischia un po' e si entra con delle persone che non fanno parte del mio mondo e la cosa mi fa piacere, sono arricchito da questo. Ascolta, tu sei stato uno che ha fatto conoscere il ciclismo anche magari a chi il ciclismo non lo seguiva, adesso potresti essere veramente il personaggio che fa conoscere l'hockey pista, che un po' negli ultimi anni, bisogna dire la verità, è decaduto un po', no? Ma mi piacerebbe un sacco, io sto già cercando di aiutare la squadra del mio paese che è di Sandrigo, che non è che ho fatto le corna e sono venuto di qua, è solamente un discorso di opportunità, di là avrei sicuramente rubato il posto magari per il nome che avevo, qui invece riesco a ritagliarmi il mio ruolo con gente del mio livello. Qualcuno molto più bravo di me, però insomma, visto che hanno qualche chilo, qualche età in più, riesco a compensare. Ecco, mi piacerebbe sì essere promotore dell'hockey, perché è uno sport che mi ha fatto crescere. Ho cominciato a 4 anni alla pista del paese e mi piacerebbe poter portare un po' di gente vicino a questo sport che secondo me è bellissimo e non è mai stato capito bene. Ascolta, l'hai detto direttamente tu, per uno di Sandrigo vestire la maglia del Bassano. Beh, oddio, infatti ho già preso qualche critica da qualcuno in paese, hanno detto che sono venuto qui per soldi. Non penso proprio, anzi, è stata, come dicevo, un discorso di opportunità dove posso ritagliare magari un po' di spazio e divertirmi insieme agli altri. Magari a Sandrigo chiaramente in A1 non avrei mai potuto giocare con il livello alto che c'è. In Serie B avrei magari rubato il posto a chi è più bravo di me, quindi ho trovato giusto divertirmi con chi lo fa per divertimento come me. Un bacalupo. Epi, grazie.